Non si placano le polemiche per il mancato arrivo di Luna Rossa e per la mancata regata in Sardegna. Ci racconta tutto Antonello Lai nel servizio. Conferenza stampa dell'assessore al turismo della Regione Sarda Gianni Chessa. Sul banco degli imputati il comportamento scorretto più o meno o dell'amministrazione regionale oppure di coloro che devono organizzare spezzoni della Coppa America. Uno di questi era dedicato a Cagliari. Beh, un contratto dai 6 milioni e 100 mila euro che non è stato onorato. Il motivo? Evidentemente la cifra era talmente alta per poterla anticipare che chi ha vinto l'appalto non è riuscito a dare quello che doveva dare. Quindi le situazioni si sono frantumate, non è stato possibile mandare avanti la questione e morale. Cagliari è rimasta senza Luna Rossa. Detto questo, è una sorta di calembour per annunciarvi che Chessa ha parlato e ha detto queste cose che adesso vi facciamo ascoltare. Oggi vi chiedo cortesemente di scrivere ciò che sentite da noi, ma questa è l'unica verità e l'unica versione ufficiale. Altre versioni sono inventate, non ce ne sono costruite. La cosa che mi dispiace, sono io che mi rivolgo a voi, com'è possibile che invece di difendere un sardo che cerca di far rispettare le regole e la legalità, si cerca di difendere o si è difesi, così almeno una piccola parte dell'opinione pubblica, dei social, uno che viene dalla Nuova Zelanda a fare una proposta che poi non si riesce a portare avanti per inadempienza, no, di procedura. E che sino adesso, sino alle 11 di questo giorno, le ore 11 che sono scadute un quarto d'ora fa, e non abbiamo ricevuto proposte. Nel mese di agosto, quando ci sono stati la mano per chiudere l'accordo, abbiamo fatto. Assessore, lei trova 6 milioni e 100, noi proponiamo questo. Perfetto, io do la parola che li troviamo. Ho dato mandato agli uffici di iniziare l'iter, un iter giuridico, per arrivare a chiudere il contratto.